Ragazzi, ad una settimana di distanza dal video in cui ho annunciato l'apertura del nuovo canale, siete già quasi 900 iscritti ed è fantastico. Diversi di voi mi hanno chiesto maggiori spiegazioni su quali saranno di preciso i contenuti di questo nuovo progetto. Vi chiedo di avere pazienza perché preferisco che voi guardiate direttamente il video piuttosto che darvi spiegazioni che lasciano il tempo che trovano. Preferisco far parlare le immagini, diciamo così. La mia idea era di rilasciare il primo video al raggiungimento dei primi 1000 iscritti e direi che siamo addirittura d'arrivo, quindi se ancora non l'avete fatto trovate il link in descrizione, iscrivetevi ora e attivate la campanella in modo tale che appena esce ve lo guardate subito. Sempre in descrizione trovate un altro link tramite il quale, se vi fa piacere, potete donare 1 euro per aiutarmi ad acquistare una fotocamera professionale che migliorerebbe di gran lunga la qualità delle mie riprese. Ci tengo a ringraziare in maniera particolare tutti coloro che hanno già donato, accompagnando la donazione con dei bellissimi messaggi di stima e di incoraggiamento. Nell'ultima settimana ho ricevuto veramente tanto affetto da voi ragazzi, più di quanto mi sarei mai immaginato. Per questo vi ringrazio e non c'è molto altro da aggiungere. Sto a cannone e non vedo l'ora di mostrarvi i nuovi contenuti. Ma veniamo a noi: come spaccare tronchi con un coltellino, nella fattispecie un Lusievo di Neanderthart. Direte voi, ma perché devo spaccare tronchi con un coltellino? Io uso il coltellone oppure l'accetta, e avete ragione. In effetti quello che sto per farvi vedere è un trucco che potete mettere in pratica non se dovete lavorare una catasta di legna, in quel caso è ovvio che vi munite degli attrezzi adatti, ma se dovete sezionare al volo 2 o 3 tronchetti per fare un po' di brace sostanziosa, magari per cucinare qualcosa, e avete con voi appresso solamente il famoso coltellino. Questo qui se la cava bene con tronchetti che abbiano un diametro diciamo fino ai 2/3 della lama, anche perché ha uno spessore abbastanza importante, quindi penetra bene all'interno. Usando ovviamente la tecnica del batoning, che consiste nel piantare la lama e nel picchiare con un altro pezzo di legno, vedete? Notate lo spessore. Questo mi sembra 5 mm o 4,5, adesso non ricordo. E per tronchetti comunque di questa grandezza, o meglio di questo diametro, va più che bene, perché comunque la lama sporge un pochettino e quindi si riesce ancora a picchiare quando penetra. Che succede se invece ho a che fare con tronchi di diametro un po' più importante, tipo questo qua? Succede che quando io vado a battere la lama in pratica finisce all'interno e non spunta più fuori neanche un pezzettino dove io posso andare a battere. Quindi come facciamo in questo caso? Prendo un altro pezzetto di legno più piccolo e fabbrico un cuneo. Utilizzo questa tecnica che mi permette di applicare forza lavorando in sicurezza.
fatelo bello affilato il cuneo in modo che si infila bene nella fessura. A questo punto non resta che mandare dentro il coltello, quel tanto che basta per creare una piccola fessura all'interno della quale innestare il nostro cuneo. Lavorate con calma e con attenzione in modo da non farvi male. Per scastrare la lama non vado a tirare, a fare forza in modo strano, semplicemente faccio questo lavoro qua. Fatto. A questo punto il cuneo dovrebbe infilarsi, attenzione, eccolo, ci siamo. E adesso non mi resta che andare a battere. Di pazienza, ma ci siamo quasi, è un po' duro perché da questa parte di qua c'è un nodo. Vediamo se sto inquadrando bene. Sì, dovrebbe vedere, si sta aprendo piano piano. Siamo quasi. Rifinisco un po' con il coltello. Il legno è un po' verde questo qui perché l'ho preso da un albero caduto da poco, quindi si è rovinato un po', però ci siamo quasi. Eccoci. Incredibile. Figata mostruosa. Questo qui, ragazzi, è legno ancora abbastanza verde, come vi dicevo l'ho preso da un albero che è caduto di recente, quindi non va bene per fare il fuoco. Adesso ne raccoglierò dell'altro. Ho utilizzato questo qui perché volevo provare la tecnica su, non sul legno marcio, insomma sul legno che fosse ancora abbastanza potente, e come avete visto ha funzionato alla grande.
sono 2 o 3 giorni che non piove e ha tirato un vento atroce, quindi per una volta c'è sta la legna asciutta, miracolo. Ragazzi, grazie per essere stati con me, spero che il video sia stato di vostro gradimento, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa tecnica che vi ho mostrato per spaccare tronchi con un coltellino, magari fatemi sapere che attrezzi utilizzate voi di solito per processare la legna. State bene e ci vediamo ad un prossimo video, ciao!